Ciao a tutti ragazzi, oggi io e Piccettino vi portiamo nel nuovo numero dell'Old Boy. Old Boy numero 11, eccolo qui, fresco quasi di stampa. Perché dico quasi? Perché è uscito il 12 febbraio, quindi ormai siamo a 10 giorni di uscita nelle edicole. È un bimestrale, quindi poco male perché lo troverete sia questo mese sia il prossimo mese. Ragazzi, undicesimo volume. Come al solito, due storie complete di Dylan per un totale di 194 pagine di fumetto, tutte in bianco e nero. Tanta tanta roba. Il prezzo 6,90. Per il momento teniamo botta con i nostri 6,90. E guardate un po' che roba bella. Ragazzi, è una pubblicazione che sicuramente al tatto e al peso ti dà una bella, diciamo, scarica sui tuoi 6,90. Cioè, li hai spesi, ok, però il prodotto che hai in mano è bello corposo, bello volenteroso di essere letto, è pronto per te. E quindi noi ci tiriamo indietro? Ma assolutamente no. Partiamo subito. Partiamo con la copertina. Copertina che, come sapete, è ad opera di Paolo Baciglieri e Giuseppe Montanari con i colori di Vincenzo Filosa. Copertina molto interessante. Il Dylan è quanto mai Montanari. Cioè, urla proprio Montanari, è proprio un classico Dylan alla Montanari, molto bello. Con però tutti questi innesti horror canonico classici, quasi a voler accentuare ancora di più la scritta Old Boy, ecco. Mi piace perché dà un po' un senso di poster. Ovviamente, o meglio, ovviamente no, lo scoprite leggendolo, non è propriamente in quadra, se mi permettete, con il contenuto della storia. Nel senso, nessuna delle due storie riporterà queste cose, è più un'immagine, un qualcosa che richiami il buon vecchio Dylan, e questo lo richiama alla grandissima. Quindi, copertina iconica che però non c'entra praticamente nulla con ciò che troverete dentro. È un bene o un male? Non lo so. Per me non è un male, nel senso che la copertina è un biglietto. In questo caso ti fa vedere proprio Dylan in una versione Montanari molto, molto ben riuscita, con tutti i vari canoni, mostri canonici, quasi anni 80, proprio per enfatizzare ancora di più la scritta Old Boy, per differenziarsi. Insomma, ragazzi, una copertina che potrebbe tranquillamente essere una vecchia illustrazione da fiera, cioè se fosse stata utilizzata come litografia in firma in qualche manifestazione o all'interno di qualche portfolio degli autori, non avrebbe stonato. E quindi, ragazzi, per me è un sì, davvero un bel sì. Una copertina canonico dilaniata old style che sull'Old Boy è al bacio, quindi sì, alla grandissima. Apriamo, vabbè, troviamo l'esatto opposto, ovvero il color che, se volete ripescarvi la mia recensione, ne sono felice, ma in ogni caso vi consiglio comunque di provare a guardare, magari non comprare a scatola chiusa, ma guardarlo un attimo perché è qualcosa di molto particolare. Quindi dall'Old Boy al totale, alla totale sperimentazione, proprio i due antipodi qui. Abbiamo ancora i frontespizzi vecchi, speravo cambiassero, devo essere sincero, non perché ho qualcosa contro i Cestaro, però ormai sarebbe carino associare i frontespizzi ai nuovi disegnatori. Io metterei qualcosa di nuovo, però non sono la redazione, decidano loro. Abbiamo poi una cosa bellissima, sapete che io queste le adoro, che Busatta e Origa ci portano a fare queste chiacchierate, queste interviste, queste domande, discorsi, dialoghi un po' surreali in certi momenti con gli autori delle storie. Davvero mi piacciono un sacco. Ripeto, non so di chi è l'idea, ma sono bellissime. Quindi qui ovviamente troveremo Silvia Mericone, Rita Poretto, Valerio Piccioni, Maurizio Di Vincenzo, che ci parleranno della loro storia. Sì, perché è la prima storia ad opera di questi artisti. Ed è molto bella perché è come essere seduti al bar a chiacchierare e a far saltare fuori tutti questi perché. Tutte queste situazioni, tutto questo, come posso definirlo? Tutte queste chiacchierate che ci sono dietro e mi piace un sacco. Tra l'altro, simpaticissime loro, bravissimi Piccioni di Vincenzo, insomma, cosa volete di più? Una cosa così è grasso che cola. Ovviamente abbiamo lo stesso per Giovanni Ecker, Luigi Piccato, e che vi devo dire? E qui abbiamo la stessa cosa, cioè fondamentalmente una chiacchierata con gli autori che parlano della loro attività, che parlano del loro racconto, che interscambiano e rispondono a piccole osservazioni. Insomma, ragazzi, un'intervistina ma fatta
fatta da bancone del bar, no? Proprio da chiacchierata. Mi piace un sacco, ve l'ho già detto quanto mi piacciono, forse sì. Questi sono i redazionali che io adoro, andrebbero fatti più spesso. Anzi, andrebbe messo un QR code da scansionare per portarti sul canale YouTube a vedere queste cose di persona, tipo le interviste delle Iene, non lo so, qualcosa del genere. Sarebbe l'apoteosi della figata. Anche se sarebbe al contrario della filosofia all boy. Quindi magari pensateci per la regolare, che sarebbe secondo me carinissima come cosa. Una cosa così, però video. Cioè, non lo so, vai, delirio mistico. Giriamo pagina. Le pubblicità dei Dylan, quello già in edicola, quello che uscirà tra qualche giorno, 26 febbraio, quindi tra 3-4 giorni lo trovate. Prossimo invece Dylan Dog, il 15 aprile, prossimo All Boy. Copertina particolare, però interessante, ma ne parleremo poi. Questo è solo il pacchettone fuori. Adesso entriamo nelle storie. Beh ragazzi, la prima storia, le pareti del cervello. Proseguiamo, o concludiamo, probabilmente concludiamo, il discorso di Cora che abbiamo conosciuto nel Lago Nero e nel Cuore Cattivo, che sono le prime due storie che ci hanno presentato. Il Lago Nero è in assoluto una delle storie più forti e belle mai apparse sul Maxi, anche quello vecchio stile, ma soprattutto mai apparse anche in Dylan, davvero qualcosa di incredibile, una storia che vi consiglio di recuperare. Non mi ricordo se è il Maxi 26, dovrebbe essere quello, però ragazzi recuperatela, cercate su internet, googolate e trovatela. Allo stesso modo ovviamente anche Cuore Cattivo, che è il numero 2 dell'Allboy, quindi del Maxi nuova versione. Qui abbiamo un viaggio psichedelico folle nella ricerca di Cora, perché Cora uccide ancora. Cora uccide ancora, si può dire sì. Qua abbiamo un Dylan che viaggia proprio all'interno della psiche di Cora, fa un viaggio tra il reale e il metafisico per cercare di chiudere, cercare di entrare nella testa, chiudere il discorso Cora, ma entrargli nella testa, capire, vedere il suo vissuto, fare questo viaggio allegorico. Rita Poretto e Silvia Mericone fanno proprio un viaggio allegorico, ragazzi. Con tante figure, tante situazioni, tanto anche in un certo senso retrò nel modo di essere, se ci pensate a vedere, è un po' quasi in alcuni punti un po' 1800esco quasi, no? Il ricovero, l'ospedale, le suore che girano, le terapie, cioè è una cosa molto folle. È un volume che, cacchio, l'ho letto e ci ho messo un po' ad assimilare questa storia perché è una delle più cervellotiche folli e anche forti in un certo qual modo che una persona possa trovarsi in mano. Butta anche una fortissima bomba alla fine che, raga, è forte tanto. Non voglio entrare troppo nel dettaglio perché è davvero una delle storie più forti che abbia letto di recente su Dylan. Ovviamente per capirla bene 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 servono anche le altre due, che sono andate sempre più questa trilogia nel metafisico, perché si parte in un modo, c'è un secondo volume che è un po' a cavallo ma sta ancora nella realtà, questo invece è totalmente un viaggio nella psiche, nelle mura del cervello, anzi nelle pareti del cervello. E c'è un perché, parliamo di pareti, ma lo scoprirete più avanti. Tanto vi faccio vedere qualche tavola che è stata fatta da Maurizio Di Vincenzo e Valerio Piccioni. E ragazzi, sono tavole molto belle, molto prese, molto pregne, molto spaventose, molto anche dinamiche e soprattutto molto angoscianti. Ecco, per me è proprio il termine angosciante. Si staccano un po' dal vecchio Edimburgo e arrivano un po' nella nostra Londra, old style, e ci portano un disegno fantastico. Io non so cosa dire, ragazzi. Guardate anche Dylan, cioè, Dylan è un protagonista che però si trova a suo malgrado, nel senso che rivivrà cose, si troverà invischiato in situazioni, cercherà di ricostruire un qualcosa che. Guarda che bella questa! Cercherà di ricostruire un qualcosa che lo porti a chiudere questo cerchio con Cora. Io non so cos'altro dirvi se no, ragazzi, che lo dovete assolutamente vedere, leggere, respirare. E anche star male, secondo me, per questo albo, perché è un albo, c'è cioè una storia, scusate, che vi lascia davvero mozzafiatante. Non voglio farvi vedere altro perché rischiamo,
questa, che bella. Non voglio esagerare nel farvi vedere perché rischio lo spoiler, però raga, è bello, bello davvero. Poi si può stare qui ore e ore a parlare del discorso, ma quanto questa storia è capibile, quanto è cervelloce, cioè, però è proprio bella, è una storia che ti entra dentro. Quindi ragazzi, una delle storie ad oggi migliori, che conclude, penso, una trilogia tra le migliori mai apparse sulle collane Old Boy, Maxi e Old Boy, davvero. Rita Poretto, Silvia Mericone confezionano qualcosa di magnifico, qualcosa di veramente incredibile. Illustrato magnificamente, magnificamente, perché la magia di queste, di questo tratto c'è, da Valerio Piccioni e Maurizio Di Vincenzo. Io ragazzi ho poco da aggiungere, se non andate a leggerla. Ovviamente la fruizione migliore è come terza parte della trilogia, quindi magari o rileggete anche i primi due o recuperate anche i primi due. Nulla vi vieta comunque di provare a leggerlo senza. Vi fanno un piccolo riassuntino qui per contestualizzare. Però la botta più grossa ce l'avete se avete il completo, ve lo posso garantire. Io vi posso dire però, ragazzi, che lettura. Mamma, che lettura. Seconda storia, ragazzi, una storia che si chiama Il mostro dentro ed è una storia canonica, old boyana, ma anche molto molto moderna nel suo incedere. Tutto questo è un frullone che adesso vi spiego. Allora, la storia è ad opera di Giovanni Ecker, i disegni sono di Luigi Piccato, il suo team Renato Riccio e Matteo Santaniello. Ragazzi, è Piccato, cioè io non so cosa dirvi più di questo, guardate, il suo disegno è fantastico. Questo è Robert Horstmann, non è Dylan Dog con la barba, il protagonista maschile, poi vi spiego meglio. Cioè i disegni sono incredibili. Piccato ha uno stile tutto suo, riconoscibile lontano anni luce, ma che ti fa sentire canonico, perché Piccato è all'interno di Dylan da una vita, dal numero 8. Quindi ragazzi, è incredibile quello che riesce a fare, guardatelo. Questa poi è una tavola col Giuda ballerino, i mostri, l'espressione di Dylan magnifica. Cioè, voi lo aprite e vi sentite di stare guardando, leggendo, respirando Dylan Dog. Punto. Non ci sono cose strane, non ci sono anche il suo block. Cioè, non vedete niente di diverso da Dylan e vi sentite a casa. Storia nuova, ma effetto casa. Ecco, Piccato ti dà questo effetto. Pur, ragazzi, restando sempre assolutamente se stesso e riconoscibile. Uno stile e una riconoscibilità, una personalità che traspaiono da queste tavole. Quindi canonico, personale e assolutamente non stantio o vecchio, ecco, mettiamola così. Signori, veramente, Piccato e il suo team, grande, grande, grande lavoro. Non aggiungo altro. Aggiungo però la storia. Beh, la storia, ragazzi, è molto interessante, davvero davvero molto molto interessante. Robert Horstmann è il nostro protagonista, che fa il verso a Dylan Dog, fa il verso ai cliché di Dylan Dog. Perché? Perché ci parla di film come Different Country. Another Country è il film da cui è tratta la fisionomia di Dylan. Parla di Cemetery Guy, che poi è il titolo americano di Della morte e dell'amore. Quindi ci fa una sorta di giochetti all'interno. E il volto è praticamente Rupert Everett, che poi è Dylan Dog. Quindi ragazzi, davvero molto divertente. Al di là di questo, non è una storia semplicissima, perché Dylan viene pagato per indagare su queste visioni che poi portano nella realtà effettivamente ad aggressioni e a morti di altre persone, che ha Robert. E ragazzi, Dylan qua si muove, indaga, cerca di capire cosa succede e scopriremo qualcosa anche di Robert. Scopriremo che non è quel attore super macho che si deve sposare con la belluna conosciuta sul set, eccetera, eccetera, come in realtà i rotocalchi dicono, ma è gay, fondamentalmente. Lui è gay, omosessuale, gli piace un'altra persona, ha una relazione con un altro uomo, hanno già preparato tutto per il futuro, quindi anche una finta futura crisi di coppia per bla bla, insomma, tutto quello che è. Però deve avere questa maschera addosso, deve reprimere ciò che è
per dare in pasto al pubblico, ai fan, ai rotocalchi, un'altra realtà. Questa cosa è molto forte. Qua si parla di omofobia, si parla di non accettazione del diverso, di concetti che oggi dovrebbero essere in parte assodati, senza particolari problemi, scandalizzarsi o cose varie, e invece vediamo ancora questo mostro proprio che opprime queste persone che hanno una differente sessualità dalla mia, dalla vostra, cioè ognuno ha la sua, ragazzi, è giusto che sia così, è bello essere tutti diversi. E questa storia si scaglia contro questa omofobia. La tratta in una maniera molto semplice per certi versi, ma anche molto incisiva, quindi Hacker secondo me fa una buonissima storia che riesce a non scendere nello stucchevole, ma a rimanere su buoni livelli e a toccare l'argomento con classe, diciamo, senza diventare eccessivamente retorico o cose di questo genere. Quindi una storia assolutamente gradevole, assolutamente da far riflettere. Anche le considerazioni finali servono per far riflettere su quello che è poi l'altro lato, perché noi la possiamo vedere come poverino il, però anche l'omosessuale nel mondo moderno che si trova magari a doversi reprimere, a dover mettere dei paletti, a dover mettere delle immagini che non è lui. Ecco, tutto questo, ragazzi, davvero in questa storia lo trovate. Posso dire che è una storia che sulla prima, sull'incipit iniziale, non so, non avevo ben inquadrato. Alla prima lettura l'ho apprezzata abbastanza, alla seconda, soffermandomi su alcuni passaggi e su alcuni punti, soprattutto, ripeto, il finale, devo essere sincero, l'ho elevata a buonissima storia. E soprattutto fa quello che deve, trasmette anche un messaggio. Perciò, ragazzi, davvero ottima, ottima, ottima. Old Boy oggi forse, mi voglio sbilanciare, miglior pubblicazione a marchio Dylan Dog che possiate trovare. Ve la consiglio assolutamente a mani basse. Certo, è il Dylan che abbiamo sempre amato, nato negli anni 80. Non vi aspettate la super modernità, ritmi, cose, tavole particolari. Troverete l'Old Boy, quel Dylan che abbiamo sempre amato e che per fortuna possiamo continuare ad amare alla grande.